Tiè, guarda che bellezza. Dopo che tu fai questo dolce, sembra che ci hai lavorato dietro una notte intera, invece ci abbiamo messo un quarto d'ora. Mazzo, delicato. Sto con un quarto è proprio. Au, che te va a mangià? Ma che hai fatto? Au. Oh, scusa, non sono triste. Anzi, sono felice, sono un po' emozionato. E perché? Perché oggi, finalmente, dopo quasi un anno, facciamo un dolce. Ogni tanto ci vuole, perché io mi definisco sempre il re dei dolci paraculo. Bravissimo. I dolci paraculi, perché non mi piace tanto fare dolci, però vanno fatti. Ogni tanto il dolcetto certo ci vuole, quindi facciamo una cheesecake al mango con cocco, lime e mango. E l'ho già detto, cheesecake al mango con cocco, lime. E poi ci mettiamo anche i kumquat. E kumquat? Sono questi qua i kumquat, perché le foglie sono cadute, i kumquat ancora ci sono. Sono pure buoni, sai, te ne ho rubato uno prima. Buoni. Li faremo sciroppati. Vediamo gli ingredienti. Allora, lime, mandorle, mango, cocco, dei biscotti di pasta frolla con gocce di cioccolato, usate quelli che volete, cardamomo, panna, sale, Philadelphia, kumquat. E poi abbiamo la mentuccia che sta là sopra, sotto il peperoncino. Peperoncino al quadro. Ho scritto peperoncino. Iniziamo, da che iniziamo? Vai. Dalla crema. Dai kumquat. Che devono un po' riposare. Dai, allora fai un bello sciroppo con 50% di acqua e 50% di zucchero. Andiamo, butta occhio. Io invece vado a raccogliere i kumquat. Questi me ha regalati una. Me ha regalati una che è venuta a cena qua. Vabbè, bel regalo, direi. Sì, sì. Grazie, Francesca. Però io ho fatto una cena di pesce, eh. Un po' di cardamomo che dà freschezza. Sono due. Hai ragione, stiamo a fare per tre alberi di kumquat, vai. Olè. Io intanto vado ad affettarmi i kumquat fini fini, perché più le fai fini più rimorchi, no, più se le fanno prima. Ok, così devono essere, così. Comunque oggi stavo ripensando al video in cui hai spiegato bene come si mettono le mani per tagliare. Allora ho preso due cetrioli. Ti sei tagliato un dito? No, l'ho tagliati perfetti. Ah, quindi ragazzi andate a vedere il video dove spiego come si taglia dopo. Dopo questo, perché questo è diretto interessante. Dopo andate a vedere quello. Ci vogliamo mettere una scorzetta di lime qua dentro? Che se no ci sta bene. Dai, decidete, te sei il capo, sei il padrone. Mi raccomando, soltanto la parte verde e gialla del limone, senza prendere il bianco che è amaro. Il kumquat, detto anche comunemente mandarino cinese, quindi viene dal Giappone. Benissimo, ragazzi. Grazie. Facciamo sciogliere tutto lo zucchero e facciamo ridurre un po' questa soluzione di acqua e zucchero. Si dice soluzione di acqua e zucchero? Non lo so. Questo sciroppo si dice, non soluzione, questo sciroppo di acqua e zucchero. Amma. Comunque sono buoni, Tipo patatine. Commercio di riolo. Poi patatine un po' croccanti. Inseriamo dentro i nostri kumquats. Ok, e li facciamo sciroppare. Questi più stanno poi meglio è. Spegniamo il fuoco e li facciamo stare. Più stanno e meglio è. Damogli pure un minutino sul fuoco, così che si appassiscono un pochino. Poi il top, questi lo raggiungono dopo 2 ore. Noi li useremo un po' prima, ma intanto è per farvi vedere come si fanno, insomma. Siete contenti? Che vi insegno a fare le basi? Perché con questo ci potete fare un sacco di cose. Anche sul pesce crudo sono fantastici. Passiamo alla mousse di cheesecake, che è semplicissima la nostra. Non c'è colla di pesce, non c'è agar-agar, non c'è niente, c'è manco il formaggio, non c'è niente. Aria. Sto scherzando. Dai, iniziamo. Allora, montiamo la panna fresca. No, prima quello. Ma cosa cambia? Vabbè. Prima quello. Va bene. Si ammorbidisce e poi ci metti quello che vuoi. Va bene, va bene. Fai tu. Allora, prima il formaggio spalmabile. Potete immaginare quello usato, secondo me. Un pochettino di zucchero. Un pochettino di zucchero. Questi sono 250 grammi di formaggio, andiamo a mettere circa 80 grammi di zucchero. Ok, io direi basta. E iniziamo a montare, poi assaggiamo, questo si può fare a occhio, su dolce. E tra poco andremo ad aggiungere circa 180 ml di panna fresca, quindi un po' meno panna rispetto al formaggio spalmabile, perché così ci viene bella corposa. Posso inserire? Vieni, vieni. Quindi facciamo un attimo stemperare il formaggio e poi andiamo ad aggiungere la panna. Mi raccomando, pulite bene i bordi, perché sennò non viene una cosa omogenea. Nel frattempo mi preparo un po' di scorza di lime. Mi raccomando, ragazzi, non montiamo troppo la panna, perché diventa burro.
Montiamola bene, ma non la overmontiamo perché si separa, quindi buttiamogli sempre un occhio quando montiamo la panna. Insomma, no? Giusto, chef. Bella! Top Amio! Prepariamoci una bella sac à poche, se ce l'avete. Se non ce l'avete, compratevela. Assaggia, assaggia la dolcezza. Com'è? Delicious? Yes. Anche perché ora andiamo ad aggiungere gli altri due ingredienti. Quindi questa è la consistenza ideale. Perfetto. Stupenda. Magnifica. Deliziosa. Allora, andiamo ad aggiungere dentro la scorza del lime. Mi raccomando. E giriamo piano dall'alto verso il basso, se no si smonta. E poi un pochino di cocco. Aggiungiamo il cocco. A piacere, a sentimento, a seconda di quanto ci piace il cocco. Bellissimo, una mousse stupenda che adesso andiamo a inserire nella sac à poche. Vai! Andiamo a inserire in frigo fino alla fine della ricetta. Anche questa, 2 ore in frigo, è il top del top del top del top del top del top del top. E quanta fanno paura. Agerit. In frigo. Adesso passiamo al mio frutto preferito. Aspetta, faccio il mango. Ma avete visto? La mia osteria? Osteria da Ruben. E qua li ho fatti io. Ne abbiamo ben 2 manghi. Non so se li useremo tutti e 2. Intanto passiamo. Perché non sa mango te. All'assaggio. Non sa mango te. Non so mango io. Allora sbucciamo il primo mango. Mi raccomando, deve aver fatto sempre il taste test. Il taste test, il tasting. Facciamo l'assaggio del mango. Bravo a sbucciare. Ma io ho studiato anni in una scuola di sbucciatori. Ma davvero? Io ho studiato anni in una scuola di sbucciatori. Ah, sì, no, sbucciavamo di tutto. Tipo? Tutte giorni a sbucciare. Tutto, sbucciavamo friggitrici, ginocchia. Tegole, ginocchia, mango, patate pure. Patate, sbucciavamo che ne so, martelli pneumatici. Tutto. Non puoi capire quanto sbucciavamo. Ma dopo anni, c'era anche le. Proprio l'attestato ce l'hai a casa? L'attestato di sbucciatore, cos'è? No. È praticamente col timbro, tu alla fine così il professore metteva un ginocchio sul tavolo, tu lo sbucciavi e lui timbrava il foglio. Ah, è da lì che quindi dalla buccia, dallo sbucciatore, nasce la scorza di limone. Perché si è imparato a sbucciare anche quelli. Ah, non ci avevo mai pensato, forse sì. Assaggiamo questo mango. Si difende. Cerchiamo di tagliarlo in maniera precisa. Anche perché ricordiamo che i manghi costano. Tra l'altro. Quindi non si spreca nulla. Ok, quindi togliamo la polpa. Tutta la polpa. Proprio tutto, eh? Tutta la polpa. Uno c'è basta di mango, eh? Per fare tutte e due, sia salsa che massi. Massi, vai. Allora, i trim, quelli brutti, i scarti tagliato male, che non verrebbero precisi, subito dentro, così. Al frullatore, mentre il resto, quello che possiamo immaginare ci venga preciso, lo andiamo a tagliare a cubi abbastanza precisi. Metti like. Quindi vedete, ragazzi, tac tac tac, scarti da qua e cubi da qua e manolo da là. Ok, perfetto. Che ci mettiamo qua? Un pochino di zucchero, dipende da quanto è dolce il mango, quindi un cucchiaio? Ma sì. Ci mettiamo un po' di... Un cucchiettino di... I lime. Il sale? Vogliamo mettere per accentuare dolcezza? Un po' di sale ce lo mettiamo. Dai. Succo di lime, un pizzichino di sale e That's vai. It. Frulla. Eccolo qui, ragazzi, finito. Questo è il risultato che deve avere. Vediamo. Fagli vedere. Andiamo a vedere la nostra salsa. Vedete, bella liscia. Bella liscia, lucida. E soprattutto? Buona. Buonissima. Leggermente salata. Però top. Mi piace così. Anche a me, perfetta. Il mango quest'altro lo lasciamo al naturale. Lasciamo qua. Ci manca solamente da tostare 2 mandorlette. Per dare ancora un po' più di crunch. Ma, sì. Ragazzi, l'avete visto il mio rugommero? Si chiama rugommero. Oh, che te va a mangiare? Ciao. Cos'è così verde, pari in poche rec? Ok,
credito, siamo due mandorlette, dai. Ma sì, giusto per... Oh. Oh. Giusto per dare quella nota leggermente amarognola al piatto. Perché abbiamo l'acido dolciastro della crema, ovviamente. E stessa cosa della salsa al mango. Qui abbiamo il dolce del mango. Ci manca questa parte un po'... Ci siamo capiti. Sì. Prendiamo i biscotti, potete farveli fatti in casa o potete acquistarli come abbiamo fatto noi in questo caso. Abbiamo preso dei buoni biscotti bianchi con delle goccette di cioccolato. E andiamo a sbriciolarli. Non troppo sabbia, ragazzi. Non troppo sabbia, lasciamo dei pezzettoni buoni. Si sentono sotto al dente. Oh. Ma mi c'è una fame, Ru. Ma io pure. Eccole qua, pronte. Olè. Le mandorlette. E subito da calde ne andiamo a affettare. Lo sai intanto nel frattempo che tu fai questo che faccio io? Per prendere la crema. Comunque hai visto questo qua dal tagliere? Che figo, cioè guarda. Ti faccio un taglio. Oddio, è graffiato. Se l'aveva cordito. Incredibile. Fantastico. Mirabolante. Allora, questi kumquat che sono pronti, come vi dicevo, 2 ore sono, raggiungono proprio il top, però già vanno bene. La cosa importante, ragazzi, è che quando... Vedete, guarda quanto sono belli, già un po' sciroppati, eh. Quando si fredda la soluzione, li mettiamo in dei vasetti sterilizzati o sotto vuoto e li conserviamo in frigo, fuori dal frigo, per questi fatti in casa, così, 2 mesi? Eccoci qua. Bene. Niente, sono veramente buoni, ragazzi. Assaggiamo. Io sapevo andare a finire così. Se non avete i kumquat e volete comunque dare questo tocco aranciato al vostro piatto, potete mettere delle scorzette di mandarino barra delle scorzette di arancio, diciamo così. Ok? Ragazzi, siamo pronti. In piatto. Buonissimi, sicuro. Allora, piattino. Però senza... Allora, prendiamo il biscotto e lo andiamo a mettere così, solo in un lato del piatto, abbondante, ok? Certo. Felicemente. Dopodiché prendiamo la nostra mousse, andiamo a fare dei spuntoni. Siate generosi, Ecco, non fate le braccine corte, eh? Olè. Andiamo a mettere la nostra salsina al mango, guardate quanto è bella, un po' qua, un po' lì, un po' qui, un po' su, un po' giù, un po' giù, un po' di Enzo Salvi, ciao, un po' a destra, ciao, no, ciao Fa, ciao Na, ciao Ni, ciao Fra, ciao Ni, ciao Leccio. Andiamo a mettere il nostro manghetto a pezzi. Tanto prendo. Bravissimo, te stavo per dire perché io per motivi di forza maggiore purtroppo non ci arrivo. Ehi, non fa ridere, raga, non è simpatica sta cosa. Un altro po' di buccetta. Oh. Andiamo a mettere qualche mandorlina. Vai. Quasi. Guarda quanto è esotic sto dolce, pare di stare a Hawaii. Bella. Un po' di mentuccia per ricordarsi che invece stiamo a Roma. Però secondo me con bermoito qua vicino. Sì. La morte sua proprio. Sono d'accordo. Qualche fogliolina, così. E poi andiamo a dare questo tocco fantastico a questo dolce, che sta bene a livello gustativo, ma a livello cromatico anche sarà una bomba, con i kumquat sciroppati. Di qua e di là. Tiè, guarda che bellezza. Dopo che tu fai questo dolce, sembra che c'è lavorato dietro la notte intera, invece ci abbiamo messo un quarto d'ora. Ti sembra possibile, Manolo? Mamma mia, sì. Guarda che bello. A volte sì, a volte lo fanno. Lo fanno. A volte lo fanno. Voilà. Raga, cioè, guardate quanto è bello questo piatto da rifare a casa. Non c'ho niente, Niente, semplice, Assaggiamo! Come assaggi te? Eccolo, l'avevo preso, vedi? Assaggio. Bello, mazzo delicato. Delicious, buonissimo. Sto kumquat è proprio. Oh, iscriviti, commenta, metti mi piace, attiva la campanella e fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta.